Ciao a tutti! Oggi torna la rubrica Libri Trasgri, ovvero quei libri un po' tabù, un po' divisi tra sex, drugs e rock and roll, che a me piace tanto leggere, nel senso che in realtà è il tipo di letteratura che leggevo di più nell'adolescenza, mi gasava Polani, che la Santa Croce. Però insomma, ogni tanto c'è questo ritorno che ci piace. E il libro di oggi è un libro che tra l'altro mi avete chiesto in tantissimi, tanti di voi mi hanno chiesto l'hai letto, non l'hai letto, lo recensisci, bla bla, e alla fine mi avete convinto perché effettivamente ero curioso di vedere che cosa mi sarei trovato davanti. E il libro in questione è il romanzo d'esordio di Thea Acic, L'anima della festa. Se non conoscete Thea Acic, sappiate che è una performer e scrittrice, oltre che influencer croato-americana, e fondatrice di un podcast di enorme successo chiamato Troie Radicali, dove Thea Acic si è fatta subito conoscere e amare dal pubblico per il suo spirito pop, colorato, irriverente, a volte scorretto, ma sicuramente pregno di personalità. E questo romanzo, L'anima della festa, che in realtà è uscito prima in inglese e in Italia è stato tradotto da e importato da Fandango, è un romanzo che, se non è autobiografico, sicuramente è almeno semi-autobiografico. E diciamo che è un viaggio selvaggio, proprio nella wild nightlife milanese, e le serate pazze nei locali. Quindi diciamo che leggere questo libro in un'epoca in cui non ci si può divertire così tanto e leggere delle serate festaiole nella Milano all'inizio degli anni 10 del 2000, e diciamo che è stata un po' una ventata d'aria fresca, anche se mi ha fatto sentire estremamente anziano, perché poi lo vedremo. Fatto sta che la protagonista non è Thea, ma può essere forse un suo alter ego, è Mia. Mia, come l'autrice, è una ragazza croato-americana che si trasferisce a Milano per studiare fashion design e studia alla NABA. E la NABA è la stessa scuola che ho fatto io e dove oggi tra l'altro insegno. E vedere, leggere già ciò che concerne la NABA, che è estremamente realistico, mi ha veramente spiazzato, perché è un ambiente che ho e che tuttora frequento. E non potete immaginare la mia emozione nel leggere che Mia fa le pause, o comunque va spesso, anziché andare a lezione, che lei salta volentieri, al Nabar. Il Nabar, per chi non conoscesse la NABA, è il bar del campus universitario, che però non si chiama più Nabar adesso, si chiama The Corner. E diciamo che mi ha fatto sentire anziano questo libro, perché io sono andato praticamente nello stesso periodo all'università della protagonista, e quindi ci sono ritrovato come ambiente, anche le serate che lei racconta, non quelle troppo estreme, le serate a Rocket, gli ambienti musicali indie della Milano, no? Della Milano underground, ma anche i locali brutti, quelli che gravitano attorno al Naviglio. Ce ne sono alcuni che lei cita, di cui condivido anche l'opinione. Ecco, diciamo che mi ha riportato proprio quegli anni lì, le atmosfere sono quelle, e quindi boh, mi sono sentito giovane e anziano allo stesso tempo, perché mi ha fatto riscoprire una gioventù ormai sepolta. Considerate che io non sono mai stato un party harder, le mie serate giovanili le ho fatte, ma diciamo non così assidue, perché se fosse per Mia lei farebbe festa tutti i giorni, e per lei il lunedì è un vero e proprio calvario, perché il lunedì non c'è niente da fare, come anche agosto a Milano, un altro calvario indissolubile. Fatto sta che Mia appunto è una ragazza croato-americana, lei arriva a Milano da straniera e deve introdursi in questo circolo, diciamo malefico, anche, che è la Milano più aggressive, quella della moda, quella dei party. Quindi noi assistiamo anche a un complesso di relazioni che sono anche squilibrate, che non hanno una vera forza per poter essere relazioni genuine. È tutto molto basato anche sulla prevaricazione, anche sull'assenza dei sentimenti a volte, e diciamo un ambiente che mostra anche
senza paura il suo lato più marcio, ed è un ambiente in cui Mia passeggia, diciamo, e divisa appunto tra le lezioni serali, le serate nei locali, una relazione abbastanza conflittuale con quest'uomo che è sposato e che ha dei desideri erotici un po' troppo estremi, e anche il lavoro, perché noi conosciamo Mia che ha appena ottenuto un lavoro come assistente in uno showroom dove è sottopagata e dove deve fare sostanzialmente la bella statuina della sua capa, no? Accompagnandola anche a serate dove ci si lascia andare a diversi vizi. Diciamo che questo libro può essere percepito come una lettura frivola, a volte anche inevitabilmente super aggressiva, ma in modo esagerato, no? Quel tipo di letteratura che andava negli anni 90, penso alla Santa Croce, per dire, perché il primo tassello che mi è venuto in mente, no? C'è sempre questa scrittura iperpunk, diretta, schietta, che ammassa shock uno dietro l'altro. Sembra quel tipo di letteratura alla superficie che punta allo shock, e anche Isabella Santa Croce e i suoi libri sembravano così, in realtà nascondevano altro. Ecco, sono stato sorpreso nel vedere che comunque anche questo, L'anima della festa, si nasconde dietro a una sferragliata di parole decise, schiette. Diciamo che Teacic usa la scrittura come se fosse un coltello, no? E ho amato molto che l'autrice ha quest'anima punk che è riuscita a trasmettere anche nella sua prosa. È effettivamente un libro dal quale è molto difficile staccarsi, perché il ritmo, il senso del ritmo è potentissimo qui dentro. Non è un romanzo scritto bene nel senso che è lirico, una prosa complessa, si basa su un ritmo frenetico che ha molto spesso il mood dell'hangover, del pre-hangover, quando sei al culmine dell'ubriachezza, c'è la musica techno a palla e tu sai già forse che starai male il giorno dopo, ma in quel momento te ne freghi, no? È un po' la vertigine che si prova in quei momenti, no? Ed è quello che riesce Teacic a trasmettere con la scrittura. E quindi noi viviamo 200 pagine perfettamente con le vertigini, con quelle vertigini da ballo. Però noi sappiamo bene che sotto la superficie pop, rosa shocking, dove si alternano sostanze stupefacenti a outfit H&M e a scazzi sentimentali, noi ci accorgiamo come nel sottostrato ci sia in realtà una rete di argomenti ben più densi. Si parla ad esempio di disturbo alimentare, si parla ad esempio di sessismo, di abuso, in modo intelligente, anche se, attenzione, qua lo dico, a volte può essere percepito come scomodo il taglio con cui vengono trattati, perché attraverso il filtro dell'io narrante, che è una ragazza che sembra indossare una maschera che la renda strafottente, la renda ribelle, la renda al limite, no? Quel tipo di persona che vuole autodistruggersi per non sentire quello che prova, ma in realtà non può sfuggire a tutto il suo universo sensibile di emozioni, di sofferenze, di fantasmi interiori, di senso anche di solitudine e vuoto. Ecco, questo si percepisce benissimo, però dobbiamo stare al passo con il filtro di questo personaggio, con il quale secondo me è impossibile non provare empatia e complicità durante il libro, anche se appunto è una mina vagante. Ci sembra veramente, leggendolo, di andare a fare le serate con lei e di averla come confidente e di lasciarci travolgere nella sua vita sregolata. E questa cosa, secondo me, non è semplicissima da trasmettere, soprattutto perché mantenere l'equilibrio di un romanzo divertente, spumeggiante, ma con quest'anima dark sotto, che si percepisce, non è cosa da poco. È un romanzo molto equilibrato, secondo me, in questo senso. E soprattutto una cosa che ho apprezzato molto è che non ha il solito, già visto, arco narrativo del finisco nel... come un
un po' alla 13, 13 anni, no? Finisco in questo tunnel di materialismo, disperazione, però poi ne esco e vivo e mando tutto, tutto il mio passato, lo cancello. No, qui c'è un discorso di consapevolezza molto diverso, dove bisogna venire a patti anche con quelle emozioni, quelle sofferenze che si voleva nascondere, no? Probabilmente sotto litri di alcol. Ecco, diciamo che è un romanzo che intrattiene, che è impossibile abbandonare perché quando lo inizi rimani incatenato, soprattutto se conosci gli ambienti che lei descrive e ti fai delle grasse risate, perché se conosci gli ambienti che lei descrive e li hai vissuti soprattutto in quegli anni lì, i primi 2010, non puoi che adorare. Cioè io veramente ho riso in certi punti, ma che poi sembra banale, ma io non rido mai proprio sguaiatamente leggendo ha 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 così, e invece sì, mi è capitato. Diciamo che dovete entrare anche nel mood con la protagonista, vi può o piacere alla follia oppure trovare antipatica. Io l'ho trovata simpatica nonostante fosse estremamente scorretta, estremamente sopra le righe, ma a me questa cosa è piaciuta. Ho deciso, va bene, portami dove vuoi tu, portami nel tuo mondo fuori di testa, mi lascio trascinare. E ti lasci trascinare, e diventa non tanto una satira feroce del contesto che lei descrive, perché non lo è, ma è più un viaggio interiore. Un viaggio interiore dove però l'ambiente, soprattutto in relazione a una persona che si ritrova sola in un contesto straniero, è veramente interessante. Ed è un viaggio piuttosto esplosivo che vi consiglio, ma dovete avere già affinità con questo tipo di letture, non essere troppo delicati o sensibili su certe tematiche, perché il modo in cui le affronta, secondo me, è indovinato, però il taglio che usa molto spesso ha a che fare col black humor pesante. Quindi deve piacervi questo approccio, e non è per tutti probabilmente. Se vi piace certa letteratura anni 90 un po' trasgressiva, potreste ritrovare un nuovo candidato, dato che è un genere che non è più in voga, però a me piace ogni tanto leggerlo perché mi ricorda l'adolescenza, ecco. Questo è un ottimo candidato, quindi dovete stare attenti se siete un po' nel mood per affrontare questo tipo di letture, però in compenso a me è divertito, mi è piaciuto, l'ho trovato un buon romanzo, con una fortissima personalità tra l'altro, di cui ho amato la scrittura in realtà. La scrittura proprio ha un ritmo frenetico, tagliente, che mantiene comunque altissimo questo senso di vertigine, che io ho amato molto, mi sono lasciato veramente trascinare, ma questo l'ho già detto. Fatto sta che se già seguite Teacic ed eravate dubbiosi sul leggerlo o no, se già conoscete il personaggio direi di sì, nel senso che non è un libro trash da influencer, è un romanzo buono, onesto, punk, che può fare al caso vostro, quindi io ve lo consiglio. Questa è la mia opinione su L'anima della festa di Teacic. Fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao.